È un giorno molto importante, direi fondamentale per quanto riguarda il nostro paese. Siamo contenti di poter festeggiare il nostro santo. Il freddo si sente, che elemento rappresenta? Sì, si sente il freddo, però comunque chi è devoto resistiamo e niente. A piedi nudi, il passaggio sul fiume, nelle acque gelide, come viene vissuto? Quella è una parte, diciamo, una delle parti fondamentali della processione, anche perché ricorda molto molti avvenimenti passati ed è parte fondamentale della storia, diciamo, della festa del patrono che abbiamo. Grazie. Cosa rappresenta questo giorno per lei? È un giorno molto importantissimo, perché da tanti anni che vengo è una bella giornata per i miei figli e per tutto il paese, una bella tradizione, bello, un bel giorno. Ha portato lei la vara, la porterà? Sì, sì, sempre, sempre, è da quando ero bambino che vengo e spero che continui ancora sempre. I miei figli vengono anche loro, anche stamattina c'ho una nipotina qua che ha 5 mesi e anche qua. Passare a piedi nudi nelle acque gelide del torrente Calagno. Una volta che ti togli le scarpe non senti niente, è normale, è una cosa normale, diventa normale. Non c'è niente di straordinario. San Sebastiano, cosa rappresenta per lei? Un appiglio per tutti quelli che abbiamo bisogno e per tutti. Un momento bellissimo. Le temperature rigide, le intemperie, compromettono questa giornata, certo. Oppure voi la vivete con la stessa forza, la stessa energia? Noi la viviamo con la stessa forza. Cioè, si sente un po' di freddo all'inizio, ma poi non ci facciamo caso. Il passaggio nel fiume gelido a piedi nudi, quella parte, diciamo, raccontateci che, un po'. Che è il momento più, diciamo, più particolare, molto più sentito, quando arriviamo là. È la prima tappa che fa quando esce, ci sentiamo subito al fiume. Danna, spiana, il peccato resta peccato, non si può giustificare, ma il peccatore Dio lo ama e lo salva. Solo così la nostra comunità, la nostra fede, i nudi così numerosi, il popolo così fervente oggi in questo luogo santo, faremo contento il nostro San Sebastiano, che nel corso dei secoli ha sempre manifestato la sua protezione e la sua intercessione. Ma Sebastiano è chiaro, il sì è il sì e il no è il no. Io sono cristiano, dice al governatore, devi esserlo anche tu. Bella Sicilia, onda di... Cosa rappresenta questo momento per lei? Un bel momento, un bel momento.